Lo scioglimento dell'Unione dei Comuni della Bassa Valdarda e della Bassa Piacentina rappresenta un duro colpo per i comuni che ne fanno parte e che, grazie ai finanziamenti appositi, potevano fornire servizi e assistenza. Una scelta duramente attaccata dai sindacati, non solo per un problema occupazionale che riguarderà i dipendenti diretti dei comuni, in tutto 13 che saranno facilmente ricollocati, ma anche quelli indiretti dell'indotto, in tutta una sessantina tra cooperative e appalti. Le conseguenze peggiori saranno sul fronte dei servizi alla cittadinanza, alle fasce deboli. Si tratta di ben 2.500 utenti che dovranno rinunciare all'assistenza sociale, domiciliare o altro. Secondo Gianluca Zilocchi della CGIL, l'Unione non solo non va smantellata, ma va anzi rafforzata. I comuni che aderiscono sono Besenzone, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Monticelli, Dongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda. Quando sono arrivate le prime avvisaglie della crisi dell'Unione della Bassa Valdarda, ci siamo attivati con i sindaci, abbiamo fatto un paio di incontri anche a livello di distretto, evidenziando la nostra contrarietà, che è dovuta al fatto che appunto la forma associata è quella che dà le migliori garanzie. Ci sono due problemi oltretutto. Il primo riguarda la questione occupazionale, perché non sfugge a nessuno che i dipendenti dell'Unione godono di determinate tutele in questo momento. Il problema più grosso riguarda tutto quello che concerne gli appalti, perché l'Unione ha appaltato, penso al sociale ad esempio, ha appaltato all'esterno, a cooperative sociali, diverse funzioni, ed è chiaro che bisogna capire cosa succederà lì. Insieme a quello ci preoccupa la tenuta di questi servizi. Pensiamo a tutti gli assistenti sociali nel territorio, l'assistenza domiciliare, pensiamo a tutti quelli che sono i servizi per i disabili nel territorio, la possibilità di avere l'accoglienza nei centri diurni, la possibilità di avere figure che seguono direttamente le fragilità a domicilio e che si prendono carico delle fragilità sociali.